Buonasera a tutti. Ok, ci dice che. Perché non vedo il mouse? Boh. Un secondo solo. Ah, ecco. O almeno tolgo la finestra. Allora, vi spiego. Faccio una breve premessa. Ciao a tutti, sono Teo Miscia. Lavoro da 11 anni come software developer. Ho lavorato per grandi aziende, piccole aziende, medie aziende. E praticamente a maggio, io dopo che avevo fatto la candidatura spontanea, non mi ricordo neanche quanto tempo fa, a maggio vengo contattato da Amazon che mi dice: guarda, ci sarebbe un posto da Senior Software Engineer agli uffici di Vancouver o di Toronto. Ti può interessare? E ho detto: va bene. Non mi dispiacerebbe come cosa. E da lì comunque ho fatto anche altri colloqui perché sapete com'è, lasciare l'Italia comunque non è perché ho famiglia qua e tutto, quindi non è il bellissimo, però mi sono detto provo con Amazon e provo anche con altre realtà che magari mi permettono di lavorare da remoto. E quindi quest'oggi è un colloquio per quanto riguarda come ho affrontato sia il colloquio di Amazon che comunque anche come ho trovato altri colloqui sempre nel mondo dello sviluppo. Nel caso mio particolare erano gli altri colloqui erano per lavori da remoto, però poco cambia la sostanza. Allora, cosa fondamentale, come farsi riconoscere? Come farsi riconoscere? Intanto avere un curriculum accattivante, non importa se con o tanta esperienza, l'importante è che sia diverso dagli altri, che possa, che esca anche un po' fuori dagli schemi. Io feci il mio su Canva, se volete dopo ve lo faccio pure vedere, però in generale. Poi me sono anche andato a studiare come si fanno i CV e quant'altro. In generale, per i recruiter è meglio possibilmente un monopagina se ci entra tutto, e non Europass, che è la morte dei curriculum. E comunque tenetelo aggiornato e se cercate posizioni per l'estero. Cosa che se volete cercare lavoro da remoto, comunque anche soprattutto all'estero viene pagato meglio, da scrivere in inglese. Allora, quando cercherete la prossima slide, vi spiego come ho trovato diverse posizioni su LinkedIn, però in generale, quando cercate posizioni, conviene sempre che cercate posizioni per il ruolo che fate. Per esempio, io sono stato sempre sviluppatore, non mi metto a mandare l'application, la candidatura per team leader, per esempio, perché non lo sono mai stato e quindi comunque mi valuterebbero negativamente rispetto magari a un'altra persona che questo lavoro lo fa. Però se è vostra intenzione fare il team leader, magari in fase di colloquio specificatelo ed è più facile crescere internamente che essere presi direttamente per quella posizione. Quindi candidatevi per una posizione aperta per quello che è il ruolo che già fate o comunque il ruolo in cui siete competenti. Dopodiché, crescere nell'azienda in cui si può crescere. È molto più facile rispetto che entrare direttamente a gamba tesa con un ruolo più alto. Ultima cosa è che se conoscete qualcuno all'interno dell'azienda che possa dire al tizio del recruiting: guarda che tizio ti ha mandato un curriculum, gli puoi dare un'occhiata. Non significa una raccomandazione che all'estero poi sono viste anche non sono viste di buon occhio, ma in generale per dirgli: guarda, ci sta solamente questo che ha mandato un curriculum, se puoi dargli un occhio. Questo semplicemente perché
Potete immaginare che quando si apre una posizione ci saranno centinaia di persone che mandano il curriculum. E quindi farvi notare con semplicemente un guarda che potrebbe essere interessante, aiuta. LinkedIn, dopodiché, soprattutto per il nostro lavoro, perché comunque siamo praticamente quasi tutti sviluppatori, se non tutti. Per il nostro lavoro, LinkedIn è un punto di ingresso per cercare nuove opportunità fantastico. Nella sezione lavoro trovate di tutto e di più, con filtri di qualunque tipo. Io, tipo, quando mi ero segnato diverse possibilità, sviluppatore Go, sviluppatore Python, ovviamente Python Developer. Go Developer, che erano le posizioni che mi interessavano di più. E dopodiché praticamente mi arrivavano anche gli avvisi, anche più volte al giorno, perché a quanto pare interessa il nostro lavoro. In più ho notato che man mano che utilizzavo sempre LinkedIn, mi mettevo là a cercare le richieste, mandavo candidature, magari, che ne so, rispondevo al post di Tizio, rispondevo al messaggio di Cali e quant'altro. Praticamente io mi vedevo sempre di più arrivare delle richieste da recruiter. Infatti, solo tramite recruiter ho fatto 5 colloqui, che era molto di più rispetto a quello che ho fatto mandando le candidature spontanee. Quindi, se avete intenzione di cambiare lavoro, e soprattutto con l'estero, perché nel mio caso erano 4 su 5 erano esteri. Usate sempre LinkedIn, loggatevi e quant'altro. Io, quando è stato a maggio che ho fatto tutto questo ambaradan, ricevevo anche 3-4 messaggi al giorno. Adesso che non me lo filo più, nessuno mi si fila più. Quindi è molto in base a quanto lo usate e vi farete notare. Quindi usatelo. Questo è una raccomandazione che vi do. Passiamo al punto in cui un recruiter vi ha notato e vi chiede il primo colloquio. A posto, già può essere un buon segno. Il colloquio, soprattutto quando si parla di lavori da remoto o per l'estero. Ve lo faranno fare online o scritto. Colloquio online è semplice. Voi parlerete spesso e volentieri. Il recruiter non è un tecnico, quindi se non vi chiede dei dettagli, lui evita di scendere nei dettagli. Magari raccontatevi più le vostre esperienze. Quello che avete fatto, il come l'avete fatto, magari non diteli, se proprio è richiesto nella job description, magari ditegli: guarda, ho usato framework X, ho usato linguaggio Y, ma evitate di spingervi troppo, magari ditegli i vostri anni di esperienza con un determinato linguaggio. Però non scendete troppo nel tecnico, fate capire che comunque potreste essere la persona adatta per quel ruolo, ma non stupiditelo. Altrimenti ci sta anche la possibilità che vi venga chiesto un colloquio scritto. Colloquio scritto, per esempio, l'ho fatto con Canonical, ho avuto una dozzina di domande e niente, ho dovuto rispondere nella maniera più esaustiva possibile a quelle domande. E niente, poi vabbè, con loro non sono andato avanti, però in generale. Siate sinceri, non dite balle, perché tanto si vengono a scoprire, se non subito, poi si vengono a scoprire. Quindi siate sinceri, non dite le cose come stanno, anche perché comunque, soprattutto con l'estero, la sincerità spesso e volentieri paga. Non stiamo parlando di ambienti come in Italia dove ti devi fare bello per magari avere anche semplicemente la possibilità di parlare con qualcuno. Una volta fatto il colloquio telefonico scritto, normalmente se ne va una settimana prima di essere ricontattati, forse anche qualche giorno di più.
Se entro una settimana, 10 giorni non vi contattano, potete mandare una mail se avete il contatto della persona e chiedeteli semplicemente se magari hanno news e quant'altro. Se non vi rispondono, riprovate dopo 4-5 giorni. Alla seconda o terza volta che non vi rispondono, lasciate stare. Significa che non vi hanno proprio preso in considerazione. Capita, è brutto, ci si passa tutti. Nel caso in cui siete riusciti a passare il primo scoglio, a posto, dovrete fare quasi sicuramente una prova pratica. Una prova pratica consiste nello scrivere un pezzettino di codice in un linguaggio che o è quello richiesto dalla job description, oppure se siete più fortunati ve lo fanno scegliere. La prova pratica può essere fatta in. Ok, no, quello ne parlo dopo. Per prepararvi al meglio a questa prova, ci stanno i portali che ho riportato qua: HackerRank, CodeChef, LeetCode, Project Euler, che secondo me è fantastico. E qua vi potete sbizzarrire con i problemi di qualsiasi tipo, alberi binari, algoritmi di ordinamento, heatmap, qualsiasi cosa, programmazione dinamica. Allenatevi, non serve essere su tutti, però cercate di arrivare al giorno della prova pratica allenati. Io mi sono preso una settimana di tempo dove tutte le sere stavo almeno 3-4 ore a risolvere problemi. Io, se non ricordo male, avevo usato HackerRank, però uno vale l'altro. L'importante è che vi trovate bene. Io personalmente, per esempio, ho fatto la prova pratica in Python perché avevo la possibilità di farlo in qualsiasi linguaggio, dove Python, proprio per come funziona la gestione degli array, la gestione dei numeri e in generale anche la semplicità del linguaggio e quant'altro, vi permette di togliervi tanti mal di testa, come per esempio se dovete espandere un array in Java, dovete stare là a creare un nuovo array, distruggere il vecchio, copiare tutto. Cioè, non sono un esperto in Java, mi ricordo solamente questa cosa qua, quindi. Se ho detto una castronata, non prendetela a male. Java l'ho fatto 12 anni fa alle superiori, quindi non me lo ricordo. Però ricordo che certi linguaggi sono magari sì più performanti, ma dovete scrivere di più, vi dovete ricordare più roba e cercate di rimanere sul semplice. Per esempio, se usate PHP, con PHP si può risolvere quasi tutto. Poi, se usate Python, potete risolvere praticamente tutto. Ovvio che poi Java, C, con tutto puoi fare tutto, perché questi problemi sono abbastanza generici che lo puoi risolvere con qualsiasi linguaggio. Però rimanete sul semplice, questo è il consiglio. I principali quesiti saranno binary search, DFS, BFS, quindi comunque attraversamento di un albero. Sliding window, bitmask, hash table. Cercate di fare almeno una decina di problemi per ognuno di questi quesiti. Perché, per esempio, a me mi era apparso quando ho fatto la prova pratica, avevo due problemi da risolvere. Uno era sliding window, e quindi me l'avevo fatto la sera prima, mi ricordavo esattamente come si faceva e non c'era problema. Un altro era, se non ricordo male, era un hash table, quindi pure là con Python praticamente i dizionari sono già delle hash table, quindi era facile. Questo nel caso in cui vi diano delle prove da risolvere in uno dei portali che vi ho portato precedentemente, perché per esempio a me era CodeChef, quindi a me mi hanno dato un link di CodeChef fatto apposta per Amazon, dove praticamente devo risolvere quei due problemi. Altrimenti, in passato, per un'altra azienda mi hanno dato da fare, da scegliere, mi hanno mandato due PDF
era proprio un progettino stupido che l'ho risolto in un paio d'ore. Però mi hanno mandato due PDF e mi hanno detto scegli quale vuoi fare. Era un compitino, tutti gli effetti. Scegli quale vuoi fare e mandami il coso, il link a GitHub privato. E uno può cadere una delle due cose. Se si tratta di aziende come Apple, Facebook, Google e quant'altro, è più probabile che vi capiti la prima questione, quindi di risolvere proprio dei problemi di algoritmi. Se si parla di aziende più piccole, agenzie o quant'altro, è più probabile che vi facciano fare questo micro progetto per capire anche magari come scrivete il codice e quant'altro per potervi integrare meglio con il team e tutto. Una volta fatta la prova pratica, ci potrebbe essere una seconda interview. Ovviamente, se superate la prova pratica con successo, in questa seconda interview, che è completamente facoltativa, però può darsi che ve la faranno fare con lo stesso recruiter del primo colloquio, oppure ve la faranno fare con un altro recruiter magari più tecnico. E qui è anche per Alessandro, è entrato qualcuno. Okay. E qui è un po' più tecnico, però generalmente si tratta sempre di vedere se siete adatti al ruolo. Potrebbero esserci delle domande del formato STAR. Il formato STAR è, come ho riportato sotto, Situation, Task, Action, Result. Situation è quello che vi chiederanno loro. Parlami di quella volta che il cliente ha rifiutato una consegna. Ovviamente, qua si parla della consegna di un software. Task, devi dire qual era la situazione, che cosa, magari dai un cappello alla domanda, dici il progetto che stavi facendo e quant'altro. Poi l'azione che hai fatto, magari con una domanda del genere, puoi dire. Guarda, ho parlato col cliente, abbiamo concordato, non lo so, una nuova consegna e il risultato è stato che il cliente mi ha concesso una settimana in più. Non lo so, è un esempio. E questo tipo di domande si basa sempre su esperienze passate. Non è un problema se non avete mai affrontato una situazione come quella che vi chiedono, perché a me mi avevano chiesto una situazione che non avevo mai affrontato. Sono stato sincero, l'ho detto e mi hanno fatto un'altra domanda, semplicemente. Quindi non dovete neanche inventare, dovete raccontare semplicemente la vostra esperienza. Non rispondete, e questo è fondamentale, non rispondete. Come vorrebbero sentirselo dire loro? Perché non state lavorando ancora per loro. Loro vogliono capire come avete affrontato in passato alcune cose e magari poi una volta che entrate dentro, per darvi dei consigli su come non affrontare o come dovete affrontare una determinata situazione. Quindi se dovete essere semplicemente sinceri e rispondere tranquillamente basandovi sulle vostre esperienze, tutto qua. Una volta fatta la seconda interview, se tutto va bene, vi inviteranno per l'interview finale. Se si parla di grandi aziende come Amazon e quant'altro, tutte le interview precedenti le avrete fatte online, o al telefono, o scritte, o in generale, comunque non sarete mai dovute andare dal vivo. Questa interview si fa dal vivo. Per esempio, per Amazon avevano preso un albergo per 3 giorni a Roma e avevano organizzato i colloqui. Amazon funziona in un modo, Google, Apple, Facebook funzionano in altri. Io vi dico, Amazon praticamente. Erano
eravamo divisi in gruppi di quattro con mattina e pomeriggio e siamo dovuti andare là, ovviamente. Eravamo divisi in gruppi di quattro mattina e pomeriggio e io, per esempio, era capitato il 1º giugno mattina, no, 1º giugno pomeriggio, e praticamente a turno. Noi eravamo divisi in quattro stanze diverse, in quattro sale riunioni diverse e venivamo intervistati da quattro persone diverse, cioè ogni volta era una persona, un intervistatore, un'ora di colloquio, un altro intervistatore e così via per quattro intervistatori. A me sono state fatte, anzi a tutti sono state fatte, prima delle domande di tipo STAR, quindi attitudinali, e dopo un problema di coding. Questo ne parlo nella seconda slide. Più o meno anche per le altre aziende, mi sono informato, più o meno per le altre aziende funziona in maniera simile. Poi magari tutti gli intervistatori saranno insieme. Altre volte sarà in maniera simile, verrete intervistati da un intervistatore alla volta, può variare, ma più o meno il format è lo stesso. Un'altra cosa che non ho detto, nel caso in cui proprio non dovesse essere che vi fanno andare là dal vivo, comunque vi faranno entrare in un Meet dove c'è condivisione dello schermo e webcam sempre accesa, perché poi nella prova pratica spesso e volentieri vi chiedono di non usare internet né lead e quant'altro. Infatti, ora parliamo della whiteboard interview. La whiteboard interview che cos'è? È un problema di coding da risolvere alla lavagna, quindi lavagna, pennarello e scrivi. Non c'è IDE, non c'è internet, non c'è autocompilatore, non c'è niente. Utilizzerete una lavagna e su questo vi dovrete preparare. Vi dovete preparare quando fate magari i problemi su HackerRank, LeetCode e altri. Magari fatene un paio disattivando l'autocompilatore, perché vi servirà. Vi servirà perché non potrete usarlo, quindi dovete essere abbastanza sicuri di quello che farete. I problemi della whiteboard interview sono i due tipi, o di tipo coding o di tipo system design, per quanto riguarda Amazon, ma altre aziende non ne sono a conoscenza. Problemi di coding, quelli che abbiamo già detto, comunque sempre a me mi è stato richiesto uno sull'hash table, uno sul DFS e un altro che era tipo sliding window e un problema di system design. Nel caso mio, qua ci ho messo l'esempio proprio della domanda che mi avevano fatto, è realizzare l'architettura di una biblioteca. Realizzare l'architettura di una biblioteca, quindi dovete partire dal database, iniziate a disegnare magari le tabelle, le entità. Iniziate dopodiché a raccontare su come potreste fare l'architettura, quindi che ne so, il web server, il terminale. Vi chiederanno se non è ben chiaro oppure avete dei dubbi, fate domande e soprattutto cercate di capire quali sono i casi limite, perché i casi limite sono sempre quelli più pidocchiosi e soprattutto. Poi vi fregheranno, cioè non tanto vi fregheranno perché comunque un pochino cercheranno di aiutare, però in generale potrebbero trarvi in inganno proprio i casi limite. Quindi prima di scrivere o la prima riga dell'entità o la prima riga di codice, fate un'analisi profonda del problema, spiegate anche quello che state facendo e in generale anche mentre scrivete, spiegate, parlate, fateli capire il vostro ragionamento perché magari avete solo 10 minuti, non riuscirete a finirlo,
almeno il recruiter sa quello che avreste fatto. Quindi parlate, parlate, parlate. Non tenetevi le cose dentro, è solamente controproducente. In alcuni casi, questo magari chiedetelo esplicitamente, potrete usare pseudocodice. Bellissimo. Tanto se non si parla di cose dove servono costrutti specifici di un linguaggio, lo pseudocodice va più che bene. Soprattutto se si tratta di posizioni dove non è richiesto un linguaggio specifico, potreste anche utilizzare lo pseudocodice. Altrimenti, come per i problemi della prova pratica, usate sempre il linguaggio in cui siete più ferrati, o quello è richiesto, ovviamente. Nel caso mio, gli altri ragazzi che stavano con me avevano usato tutti Java, io ero l'unico che avevo usato Python. Da quando ne so io, sono stato l'unico che è stato preso, però può essere un caso. Java è più complicato, è più prolisso, soprattutto quando si parla di... Ah, tra l'altro, piccola parentesi. Nel caso mio specifico, io me l'ho portato in portatile, me l'ho detto non si sa mai. Io sono stato fortunato, ho potuto utilizzare PyCharm come IDE. Magari da altre parti non ve lo faranno usare. Non costa niente portarsi il portatile, è un adattatore per l'HDMI. Portatelo, nel caso ve lo faranno usare e potrete utilizzare l'IDE, forse potrete utilizzare anche l'IDE, che magari è anche un po' più veloce e potrete utilizzare la lavagna per studiare i casi e studiare il problema e dopodiché con gli appunti della lavagna riportarlo con codice. Non costa niente, si porta. Finita la whiteboard interview, finite gli eventuali multipli colloqui che dovrete fare. Vi manderanno a casa e vi faranno gli auguri. Se doveste passare quella sezione là, nelle GAFAM, che sarebbe Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, nelle GAFAM è difficile che ci sarà anche un'intervista con il CEO o il CTO, nelle startup, nelle agenzie più piccole e quant'altro, invece, è quasi un passaggio obbligato. Potranno farvi delle domande tecniche perché, per esempio, a me in un'occasione mi hanno chiesto di spiegare i principi solid. Niente di particolare, però ci può stare. Magari si vuole togliere un dubbio, vi fa una domanda e così via. Però quasi, quasi sempre è per vedere se siete in linea con il pensiero del CTO o del CEO e quanto potreste essere integrati col team. Una volta fatto questo, se tutto va bene, ovviamente, qua si parla sempre che tra un'intervista e l'altra, comunque almeno una settimana, 10 giorni ci vogliono per darvi delle buone notizie. Se non li sentite dopo una settimana, 10 giorni, quasi sempre è una cattiva notizia, però magari non vi hanno ancora fatto sapere, perché per esempio a me mi avevano detto proprio, guarda, noi ti faremo sapere sia se va bene che se non va bene. Era passata una settimana, ancora non mi avevano contattato, ho ricontattato il recruiter e mi ha detto, no, guarda, scusami, non ti avevo ancora contattato perché stavamo analizzando le situazioni, però... Ti do la buona notizia, sei stato preso. Quindi, fatta la parte di una volta arrivato al punto, ok, sei stato preso, puoi tirare un sospiro di sollievo. Ci si può tirare un sospiro di sollievo e a quel punto quello che vi consiglio è non di vederlo prima. Però almeno di arrivare a questa parte, quella dove si parlerà effettivamente di pecunia, di arrivare a questa parte sapendo più o meno quanto prendono i vostri colleghi e
Esiste un bellissimo sito che si chiama Glassdoor, dove le persone anonimamente mettono quant'è il loro stipendio all'interno di un'azienda per un determinato ruolo. Più o meno lo potete trovare per tutte, altrimenti comunque se sono colloqui per il remoto già è più difficile perché spesso e volentieri le aziende ragionano anche per quanto è il costo della vita nel posto in cui state. Secondo me non è corretto perché tizio che lavora in Germania magari lo paghi 100.000 euro e a me che lavoro in Italia ne paghi 80. Cioè, lo stesso identico lavoro, lo so, può capitare. Facebook, per esempio, se si tratta di lavori da remoto, ragiona per geolocalizzazione, quindi vi faranno delle offerte anche in base a dove risiedete. Quindi preparatevi la domanda di quanto vorresti, se non ve l'hanno già fatta prima, perché spesso e volentieri può capitare che nella prima o nella seconda interview ve lo chiedano. Quello che vi consiglio io è, prima ancora di mandare l'application, fare una ricerca su Glassdoor non costa niente. Vedete se magari per quel ruolo, in quell'azienda, può essere uno stipendio che vi aggrada. A me, per esempio, mi aveva contattato Arduino e cioè non sono andato avanti perché non c'entrava minimamente con quello che mi aspettavo come retribuzione. Ci può stare. In più, ci sta anche da dire che lo stipendio, per esempio, in Amazon funziona che ha tre voci. Lo stipendio base, che è quello imprescindibile, quello che prenderete all'anno, che nessuno vi tocca, e che quando entrate in queste grosse aziende, spesso e volentieri, ogni anno si parla anche di aumenti o di cambi di livello o di aumenti e cambi di livello, quindi quella è la parte che andrà a crescere. Dopodiché ci possono essere dei bonus, come per esempio a me mi hanno offerto due bonus, uno per il primo e uno per il secondo anno, e le stock option. Spesso vengono fornite pure queste, si chiamano RSU, che sta per Reserved Stock Unit, se non ricordo male. Si parla di azioni dell'azienda che nel caso di Amazon c'è proprio un calendario. Nel caso di Amazon, per esempio, vi verranno date, che ne so, vi offrono 1.000 stock option, il 5% alla fine del primo anno di lavoro. Dopodiché un altro 15% al secondo anno, dopodiché, che ne so, ogni 6 mesi. Possono essere varie. E ovviamente quelle stock option, per quanto siano quelle riservate, sono comunque effettivamente delle azioni. Quindi potete andare a vedere quanto vale un'azione. Nel caso specifico di Amazon, per esempio, quando mi hanno offerto le stock option era di $100 l'una. E quindi ci si può fare anche un paio di conti su quanto effettivamente a livello di soldi possono valere quelle azioni. Quindi quando riceverete l'offerta, valutatela a 360 gradi, anche e soprattutto ci saranno diversi benefit. Uno tra tutti, l'assicurazione sanitaria, che per esempio nel caso mio che mi trasferirò in Canada la sanità è pubblica come in Italia, però avere l'assicurazione sanitaria significa avere tanti benefit e non pagare tante cose. Come per esempio, che ne so, i farmaci sotto prescrizione vengono rimborsati, vengono rimborsate le visite dal dentista, tante comodità che comunque schifo non fanno,
In generale sono benefit, in più magari ci potranno essere rimborsi, se vi dovete trasferire potrebbero anche darvi una somma per il trasferimento. L'offerta è varia e può essere di tanti tipi, quindi valutatela bene. In certi casi è possibile negoziare, in certi casi no. Per esempio Amazon. La persona con cui ho parlato dell'HR per quanto riguarda il contratto mi ha detto: guarda, io cerco di farti l'offerta migliore che possiamo. Purtroppo non è possibile negoziare. Va bene. Poi mi è arrivata un'offerta buona, quindi ho accettato. Nel caso in cui doveste trasferirvi, esiste un sito che si chiama Numbeo dove praticamente è riportato più o meno quello che è il costo della vita in una determinata città. Fatevi anche due conti. Capite anche, per esempio, in Canada con quello che sarà il mio stipendio, più o meno dovrò pagare il 35% di tasse. Capite pure, magari, se quello che vi offrono è lordo netto. Se è lordo, cercate di capire se magari andate in Germania, Canada, Stati Uniti, quello che volete. Cercate di trovare dei calcolatori per capire quanto di tasse pagherete e quindi quanto vi resterà in tasca. E con quello là capite pure se vi conviene trasferirvi o meno. Perché, per esempio, Vancouver è la seconda città più costosa al mondo dopo Londra. Conviene? Dipende. Nel caso mio mi conviene, magari in altri casi no. Regolate sia la vostra richiesta di stipendio che anche la decisione se accettare o meno di conseguenza. Con questo ho finito. Buona fortuna e se ci sono domande, prego.